east of the sun and west of the moon. Parco Un Cadorro esiste dal 1964, quando mio padre, Orfanelli Felicetto, insieme a mio zio, Orfanelli Vincenzo, decisero di aprire questo posto in centro. Close to the sun in the day, near to the moon at night, we'll live in a lovely way. Un posto che da subito è diventato ritrovo per i cittadini di Avezzano, per gli avventori del tribunale, per gli sportivi. Un bar che è stato sempre vicino allo sport, all'Avezzano Calcio, è stato vicino alla musica, promuovendo il trofeo Concadoro che si svolgeva al cinema Impero qui vicino. Un bar che ha visto tante storie, che ha vissuto tanti momenti, un bar che può raccontare qualcosa. West of the moon, dear, east of the sun and west of the moon. Oggi è un giorno importante per noi, il 50° anniversario. Il 2014 sarà caratterizzato da eventi importanti, non solo legati al territorio, perché secondo noi il bar ha anche un ruolo sociale nella nostra città. È un punto d'incontro, possiamo raccontare tante storie attraverso mostre, attraverso la musica, attraverso convegni, non necessariamente qui nel nostro posto, ma anche nei spazi istituzionali della città, che possa essere Piazza Risorgimento, piuttosto che il Castello Orsini, nonché il Teatro dei Marzi. Stiamo studiando insieme a un pool di professionisti, ma insieme a un pool di amici che ci hanno accompagnato per 50 anni una serie di iniziative importanti, dove vogliamo regalare questa volta noi alla città tutto quello che in tanti anni ci hanno dato loro a noi. Caratterizzerà il 2014 alla Concadoro il corso di formazione per pasticceri. A tenere i corsi sarà Federico Anzellotti. Federico Anzellotti è il maestro pasticcere dell'Accademia Pasticceri Italiani. Sarà lui il docente di questi tre appuntamenti, tre lunedì dalle 19 alle 22. Un momento per stare insieme, per passare qualche ora, ma soprattutto per conoscere e riconoscere i prodotti, le materie prime, le differenze, la qualità delle eccellenze che occorrono per fare un buon dolce. Vi annuncio, ce ne sarà uno sul vino, ce ne sarà uno sulla cucina gourmet, tutto con non con la presunzione di farlo noi, ma saranno degli ospiti, saranno dei maestri, saranno delle persone selezionate nelle migliori accademie italiane che saranno presenti con noi, anche per farci una semplice chiacchierata, per farci raccontare le loro esperienze, per farci raccontare i loro successi. Partecipare, ma soprattutto sarà emozionante. Non a caso ci sarà un concorso, ci sarà un diploma rilasciato dal maestro pasticcere e sicuramente ci divertiremo anche.